Se 500 L fosse un cibo. Bucatini alla matriciana. Un bel cappuccino. Se 500 L fosse una canzone. With a little help from my friend, un hit dei Beatles, ma il significato è anche l'apporto creativo di un team veramente di valore che ha lavorato al design della vettura e anche all'ingegneria e alla progettazione. People have the power, una macchina da condividere, da vivere in compagnia con gli amici, con le persone a cui si vuole bene e una macchina da vivere tutti i giorni. Se 500 L fosse un viaggio. Un viaggio ai faraglioni di Capri, dove non si può arrivare con l'auto. Con la 500L ci si arriva lo stesso, con l'immaginazione. È una vettura che ha una grande predisposizione ad affrontare delle avventure, poi ai faraglioni di Capri non ci si arriverà mai con l'auto, ed è giusto così che sia. Un viaggio attraverso le capitali dell'Europa. Se 500L fosse un componente della famiglia. La cugina. La sorella maggiore. Se 500L fosse un'emozione. È l'emozione di assaporare appunto il viaggio attraverso un oggetto che ci piace sempre di più ogni giorno. L'emozione di avere un bambino. Un aneddoto sulla creazione di 500L. L'aneddoto è sempre quello del bancone del bar con la richiesta dei caffè alla mattina, no? nell'orario di punta, tra il macchiato in tazza grande e il decaffeinato in tazza piccola. La 500L ha assorbito un sacco di richieste, un sacco di aspirazioni, penso che molte di queste le abbia anche espresse con il suo design assecondante e piacevole. Riprendo l'esempio di Roberto, nel concepire questa macchina abbiamo davvero pensato alla metafora 500 caffè espresso, cappuccino 500L. Grazie per essere stati con noi. Grazie mille. Grazie a voi.